Dunque, stamattina in Consiglio Comunale abbiamo deliberato le tariffe della TASI che sono rimaste invariate per quanto riguarda le seconde case, non ci sono più sulla prima casa. Ecco, questo è un punto praticamente come già avevamo annunciato nel programma di mandato della Giunta Mallegni, eccetera, è come si dice, il mantenimento degli impegni, delle promesse che abbiamo detto in campagna elettorale. L'inversione di rotta dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le tariffe. Abbiamo già da quest'anno sulle bollette della Tari c'è un calo del 10-12% per quanto riguarda le tariffe, la TASI è rimasta invariata e questo anche per il prossimo anno. Il prossimo anno sarà l'impegno che, come da programma di mandato, che l'amministrazione prenderà per quanto riguarda altre scelte dal punto di vista della tassazione. L'importante è dare questo segnale di inversione, di cambiamento rispetto a un passato che purtroppo ha portato le tasse a Pietrasanta a livelli altissimi, insopportabili. Quindi questo consentirà all'amministrazione, come già fatto in questi mesi, di rilanciare il territorio, di portare più decoro, di rilanciare anche per quanto riguarda i contributi sul sociale, l'occupazione, borse lavoro per quanto riguarda il sociale, più occupazione, quindi dare la possibilità al territorio di crescere, di sviluppare e dall'altra parte di avere un calo importante per quanto riguarda le tariffe, le tasse e quant'altro. Quindi, primo, si cala la Tari, prossimo anno si comincerà a calare anche altre voci, quindi si inciderà veramente in maniera ancora più consistente sul portafoglio dei cittadini. Le tasse, i soldi non si levano più dalle tasche dei cittadini, ma si cercherà anno dopo anno di rimettere nelle tasche dei cittadini i soldi per poter avere una vita decorosa. E questo anche per le attività commerciali e lo sviluppo del territorio. Bisogna mantenere i servizi, anzi farli crescere. E questo è il nostro biglietto da visita. Come si dice, meno tasse, più servizi rispetto a un passato dove c'erano più tasse e meno servizi. Quindi questo cambiamento di rotta è un impegno che ci siamo presi durante la campagna elettorale, è un impegno che noi manteniamo, che noi siamo abituati a mantenere gli impegni. E quindi l'abbiamo detto e questo l'abbiamo mantenuto, come dire, questo è stato fatto. Quindi per quanto riguarda poi altre scelte,